Buonasera e benvenuti al TG. La sera del 14 luglio nel porto di Fiume è approdata una delle più moderne unità della Guardia Costiera, eccellenza e vanto della cantieristica italiana. La nave porta il nome del defunto comandante Natale De Grazia. Ad accoglierla a Fiume c'era il console generale d'Italia a Fiume, Davide Bradanini. I rappresentanti della città di Fiume, della regione litoraneo montana e della facoltà di studi marittimi di Fiume hanno fatto un tour degli interni della Natale De Grazia, la nave più moderna della Guardia Costiera italiana. Questa nave inaffondabile è lunga 34 metri ed è l'ultimo grido della tecnologia marittima. La nave è stata costruita l'anno scorso da un cantiere italiano sito in Messina, Intermarine. Ha una velocità massima di 30 nodi e un'autonomia di 1000 miglia. La nave ha la logistica per ospitare 50 persone all'interno e 150 persone all'esterno. La Natale De Grazia è salpata da Messina a dicembre dello scorso anno e di recente ha dimostrato tutta la sua potenza ed efficacia. Abbiamo chiesto al comandante se ha già avuto qualche intervento a comando della nave. Tre settimane fa abbiamo effettuato un'operazione di salvataggio al largo delle coste italiane e abbiamo soccorso 127 persone. Nel mare si svolgono numerose attività economiche, naturalmente il traffico marittimo comporta determinati rischi. Ecco perché ci sono navi come questa e persone come queste che si prendono cura della sicurezza. L'arrivo della nave nel porto fiumano è stato organizzato dal Consolato Generale della Repubblica d'Italia a Fiume. In questi due giorni di visita sono stati inseriti nel programma numerosi incontri, oltre agli incontri odierni con Guardia Costiera, con l'autorità della città di Fiume e della Contea Litoraneo Montana dell'Università, anche con altri soggetti. I rappresentanti della città di Fiume e della regione litoraneo montana non hanno nascosto il loro entusiasmo per ciò che hanno visto. Il vice sindaco di Fiume dichiara di essere davvero impressionato dalla nave. Non ho mai visto niente di simile. Le sue caratteristiche tecniche sono davvero impressionanti. Il futuro dell'intero Adriatico sta nella cooperazione, non nelle soluzioni individuali, ha affermato il preside della Facoltà di Studi Marittimi a Fiume, Alen Jugovic, aggiungendo che dopo aver concluso gli studi, i giovani viaggiano non solo per il nostro mare, ma per tutti i mari mondiali. Questa è la prima missione diplomatica della Natale De Grazia al di fuori delle acque territoriali italiane. Abbiamo fatto tappa presso il Centro per l'Inclusione degli Adulti di Buie. Il periodo pandemico ha influito molto sui programmi dell'istituzione, ciò nonostante le attività proseguono sulla strada battuta. Durante le nostre riprese era in programma l'escursione settimanale per i bagni di mare. Una mattinata con chi è diversamente abile, una mattinata con delle persone veramente speciali, o meglio una mattinata con l'amore e l'impegno di chi ha fatto di un mestiere difficile una vera ragione di vita. Presso il Centro per l'Inclusione dei Meno Abili di Buie era di scena una delle giornate più belle, quella dedicata al mare. E seppure sia stato il mare di Carpignano il vero movente del nostro reportage, i protagonisti sono persone buone e tenerissime, come buoni e premurosi sono i loro accompagnatori nella vita. Presso l'Istituto Buiese, che al momento conta 5 persone differentemente abili, la giornata al mare è una delle più gradite. Lo si vede sui loro visi, lo si sente dalle loro parole. E quando c'è da raccontare una storia così bella, sono gli accompagnatori a farci gli onori di casa, Anna Borosch per prima. Il Centro per l'Inclusione degli Adulti con Difficoltà è un'istituzione di tipo aperto e a carattere giornaliero che accomuna persone di ambo i sessi provenienti dal nostro territorio, un tanto dalla signora Borosch. La nostra intenzione è quella di far sentire i nostri membri come se fossero in un ambiente di casa e con questo intendo siano accettati, siano rilassati e felici di stare in compagnia. Le nostre attività sono di carattere giornaliero e spaziano da quelle creative a quelle sportive. Lo stare assieme è uno dei tratti più importanti della nostra missione e qui rientrano anche le gite fuori porta come quella odierna. Anna Borosch ha anche aggiunto che un giorno alla settimana viene dedicato ai bagni di mare, il che trova il favore della maggior parte delle persone seguite. Il Centro Buiese si avvale anche di molte collaborazioni esterne, soprattutto con istituzioni consorelle, anche se il periodo pandemico ha un po' ridimensionato questo lato della loro attività. La pandemia ha influito anche sulle presenze in sede.
Molti genitori e tutori non hanno reputato opportuno dare la possibilità a queste persone differentemente abili di frequentare il centro, cosa che è stata rispettata da parte degli addetti. Come dicevamo, le attività presso il centro sono variegate, ma la missione principale è preparare queste persone ad una vita quanto più a sé stante, onde renderli partecipi agli impegni della vita quando, purtroppo, un giorno non saranno più seguiti dai loro genitori. E da quello che abbiamo constatato, questa missione difficile viene molto spesso coronata da successo, il che gratifica tutto il personale. Tra le attività preferite anche la pittura e il restauro. A dircelo è Vedran Janic, assistente musicale del centro. E come sottolineato sempre da Vedran, presso il centro si canta e balla e non mancano neanche attività di composizione dei testi musicali ed arrangiamenti. All'inizio di quest'anno abbiamo perfino intonato la nostra prima canzone, ci ha detto. È stato l'omaggio di un nostro membro all'anziana madre. Da sottolineare che il centro ha da poco a disposizione un pulmino degno di questo nome, che viene incontro agli spostamenti dei tutelati ed è frutto della raccolta volontaria e dell'apporto degli sponsor. Tante dunque le note positive in questa bella storia, anche se la vita reale e le possibilità offerte dal comprensorio non sempre possono venire elogiate. Ecco uno dei tanti perché. E la scelta di portare da parte del centro inclusivo queste persone proprio a Cittanova non è casuale. Solo in questa località, purtroppo, troviamo una spiaggia totalmente adatta alle esigenze di queste persone. Dunque con saliscendi adeguati e soprattutto con i servizi igienici molto vicini. Notizie flash. A causa delle misure epidemiologiche, quest'anno la tradizionale festa di Peroi è stata dedicata alla celebrazione del 364esimo anniversario dell'insediamento dei montenegrini a Peroi. Il programma è iniziato venerdì scorso e da sabato sono aperte ai visitatori la Biblioteca Njegoš e l'esposizione etnografica intitolata Zavičajni spomenar, ricordi della nostra terra. Presso lo spazio espositivo della Photo Art Gallery Battana di Rovigno è stata inaugurata la mostra personale di Nina Djurdjevic, una delle rappresentanti di spicco della fotografia croata contemporanea. L'autrice si è presentata con il ciclo fotografico Festivalska, al quale lavora da 15 anni, durante i quali ha fotografato ufficialmente poco più di 70 festival cinematografici. E adesso andiamo a Cittanova. Per via dell'aumento delle zanzare, nel comprensorio della città verrà effettuata la disinfestazione mediante nebulizzazione. La disinfestazione verrà effettuata nelle tarde ore serali del 27 luglio fino alle prime ore dell'alba. Gli insetticidi utilizzati sono poco pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e sono biodegradabili. Il cinema italiano incontra il cinema croato. Nell'ambito della 68esima edizione del Pula Film Festival, che si è conclusa il 24 luglio, è stato organizzato l'evento Spotlight Italy, una tavola rotonda dedicata alla presentazione del sistema audiovisivo italiano. L'evento è stato organizzato dall'Istituto per il Commercio Estero, il Pula Film Festival, con il supporto e la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia in Croazia, il Consolato Generale d'Italia a Fiume e l'Istituto Italiano di Cultura a Zagabria. L'obiettivo dell'evento è creare nuove sinergie tra l'industria cinematografica italiana e quella croata. All'evento sono intervenuti l'ambasciatore d'Italia in Croazia Pier Francesco Sacco, il console generale d'Italia a Fiume Davide Bradanini, la direttrice dell'ICE Sandra Di Carlo e numerosi relatori. Il direttore delle relazioni internazionali di Anica e presidente della Lucana Film Commission Roberto Stabile, il direttore del centro audiovisivo croato Christopher Peter Marcic, il direttore del fondo audiovisivo Friuli Venezia Giulia Paolo Vidali, il produttore Daniel Peck, nonché il regista Dalibor Matanic. La tavola rotonda è stata moderata dalla produttrice Tina Hayon.
Con Spotlight Italy vogliamo contribuire al rilancio del settore, cogliendo opportunità date anche dalla vicinanza geografica e dall'affinità culturale esistente fra Italia e Croazia. Affinità che affonda le sue radici nelle interconnessioni storiche che hanno determinato la presenza in Istria di una significativa e vivace comunità nazionale italiana autoctona. È in contesti come questi che la produzione cinematografica tricolore potrebbe trovare una più ampia circuitazione, considerato il generale apprezzamento per tutto ciò che è made in Italy, ha detto l'ambasciatore Sacco. Un commento molto favorevole, molto positivo, perché è la prima volta, vogliamo continuare a fare Spotlight Italy, a portare audiovisivo italiano, cinema italiano e collaborazioni nel settore audiovisivo fra Italia e Croazia. E sarebbe una collaborazione, diciamo, del tutto naturale? Naturale, e non è naturale che ce ne sia così poca. Infatti ci ha fatto piacere che al panel abbiamo ascoltato da parte dell'Istituto dell'Audiovisivo, del Centro Croato dell'Audiovisivo e della ANICA, dell'Associazione Italiana del Cinema e dell'Audiovisivo, ci sia la volontà di fare dei progetti concreti nuovi, e il Friuli Venezia Giulia, le Film Commission, gli spazi sono tantissimi. Nel corso della tavola rotonda sono state presentate le caratteristiche del sistema audiovisivo italiano, gli incentivi e le agevolazioni per i rappresentanti dell'industria estera e la struttura delle film commissions regionali, dedicate alla promozione dell'Italia quale destinazione privilegiata del cinema internazionale. Con questa prima partecipazione al più grande festival nazionale del cinema croato, si vorrebbero valorizzare i possibili benefici derivanti dalla recente entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica Italia-Croazia, siglato tra rappresentanti dei due governi. Fino ad ora è stato fatto molto poco rispetto a tutto quello che si poteva fare. Io conto che da oggi si dia un nuovo impulso alle collaborazioni tra Italia e Croazia e dall'anno prossimo potremo vedere produttori italiani e autori italiani con produttori e autori croati a discutere insieme di progetti futuri che poi vedremo al cinema tutti insieme. Il settore audiovisivo italiano è molto appetibile e offre moltissimo, soprattutto alle collaborazioni internazionali, dice il responsabile delle relazioni internazionali di ANICA, Roberto Stabile. Noi siamo aperti per sviluppare coproduzioni, siamo pronti a sostenere distributori locali che comprano film italiani e anche a trarre produzioni straniere che vengono in Italia a girare sul nostro territorio, sia utilizzando i fondi che mette a disposizione lo Stato che tutti i servizi delle Film Commission. Voi siete un partner naturale troppo poco utilizzato e conosciuto, perché a parte le regioni limitrofe difficilmente un produttore italiano viene a girare qui. La nostra mission è quella di fare in modo che si conoscano le bellezze del vostro territorio, le vostre facilitazioni, per permettere ai nostri produttori di venire a girare meravigliosi film in queste location strepitose. L'Italia è un paese che non ha una grandissima vocazione alla coproduzione, nonostante siamo stati noi assieme ai francesi a aver inventato la coproduzione. Però il governo, attraverso il Ministero della Cultura, spinge moltissimo in questa direzione e anche con il rilancio di Cinecittà l'Italia ritornerà a essere un paese a fortissima vocazione coproduttiva. Spotlight Italy si inserisce nel quadro delle attività di promozione integrata Fare Cinema promosse dalla Farnesina. L'edizione di quest'anno, dal titolo Il cinema italiano riparte, sottolinea la straordinaria capacità di reazione dimostrata dall'industria cinematografica italiana di fronte alla crisi legata alla pandemia. Spotlight Italy non vuole essere un'iniziativa isolata, ma costituisce il primo evento di una serie di attività dedicate al cinema e all'industria audiovisiva italiana in Croazia, fortemente volute e sostenute dall'ambasciata e che proseguirà nel corso dell'anno con ulteriori partecipazioni a diverse manifestazioni cinematografiche. Dopo il Film Festival di Pola, l'Italia sarà presente anche al Montona Film Festival e Zagabria Film Festival. Nell'ambito di questa iniziativa sono state proiettate varie pellicole tricolore. La serata si è conclusa con la proiezione dei film Zora di Dalibor Matanić e Suspiria di Dario Argento. E con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a domani.